2 marzo 2014. Il Parlamento russo approva la decisione del presidente Vladimir Putin di inviare truppe in Crimea, da 25 anni sotto sovranità ucraina. La Russia riporta a casa la penisola sul Mar Nero con la gloriosa Sebastopoli. Premio di consolazione rispetto alla perdita del controllo su Kiev, al gelo con gli Stati Uniti e soprattutto al pedaggio economico della brillante operazione militare. Fuga di capitali, rublo più debole, incertezza sui progetti di sviluppo per il mercato energetico europeo. Senza contare le incognite dell'inquieta minoranza tatara islamica esposta al contagio jihadista. La Crimea, autonoma dall'Ucraina, con la popolazione locale che si aspetta, come promesso da Mosca, di essere foraggiata dalla vecchia nuova patria, costerà al Cremlino oltre 20 miliardi di dollari solo nel primo triennio. Una settimana prima, l'ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko era stata liberata dopo un processo politico. Fiera e commossa davanti a migliaia di sostenitori, chiama i manifestanti eroi, preparando la cacciata del premier Viktor Yanukovych, filo russo, presto esautorato dal Parlamento. Immediatamente il governo locale della Crimea dichiara la volontà di separarsi dall'Ucraina, chiamando la popolazione ad esprimersi. È un plebiscito a favore dell'indipendenza. Il risultato però viene respinto da Unione Europea, Stati Uniti e altri 71 paesi delle Nazioni Unite. Risoluzione 68-262 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per violazione del diritto internazionale. La Russia di Putin è già pronta alla sua mossa. Mentre si celebra la riannessione della penisola, il primo ministro Dmitry Medvedev prevede: tutto questo da ora sarà il nostro mal di testa.